lo strillone, la locandina parlante de Il Nuovo Giornale. Leggere cambia tutto. Ecco lo slogan della nostra campagna abbonamenti e tanti buoni motivi per seguirci con la nostra informazione. Il 2023 si apre con la messa delle genti in cattedrale con il Vescovo. Il 6 gennaio sono attesi i piacentini e le comunità di migranti del nostro territorio. L'appello dello scalabrignano padre Domenico Colossi. Per gli africani la messa è un evento sociale, per loro è inconcepibile che la messa duri solo una mezz'ora, ma almeno 2 ore e mezza. Valorizziamo sempre più nelle nostre parrocchie le loro tradizioni culturali e religiose, altrimenti rischiamo di perderli. Fine d'anno in cattedrale alle ore 18.30 con il Te Deum, alle 21 in Santa Maria di Campagna, alle 22.15 al Museo Cronos salita la cupola del Guercino. Come sottolinea Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio, si apre un nuovo anno alle prese con il virus più difficile, quello della guerra e della contrapposizione. L'appello a Natale del Vescovo Monsignor Cevolotto di fronte alla cascata di cattive notizie. Apriamo la porta alla forza disarmante del bambino Gesù. Diventiamo, con il suo amore, audaci messaggeri di buone notizie.